Giornata dedicata al progetto Erasmus nel centenario dell'Istituto Tito Acerbo di Pescara. L'Acerbo vola, questo è il titolo dato a un evento per celebrare i progetti Erasmus Plus che da anni rappresentano un punto di forza per lo storico istituto pescarese. Ospiti del dirigente scolastico Carlo Di Michele, della referente Erasmus, la professoressa Marilia De Dominicis, Giuliano Bocchia per l'ufficio scolastico regionale, il presidente della provincia di Pescara Ottavio De Martinis, Sandra Santavenere dell'azienda speciale di Montesilvano e Casto Di Bonaventura, Presidente del Centro Servizi per il Volontariato Abruzzo. E questa apertura all'Europa, questa apertura al mondo è un tratto fondamentale della nostra scuola e deve caratterizzare la formazione dei ragazzi. Questa è un'epoca in cui conoscere altre culture, confrontarsi è fondamentale non soltanto per le competenze linguistiche, ma proprio perché siamo in un periodo in cui è necessario costruire ponti con gli altri. Quindi attraverso il progetto Erasmus riusciamo a costruire questo. L'Istituto Acerbo è un istituto accreditato fino al 2027 per queste mobilità, grazie alle quali porteremo i ragazzi in tutti i paesi dell'Unione Europea. Ecco, da questo punto di vista si può dare qualche dato su questi elementi di mobilità? Sì, abbiamo già realizzato in questi anni, anche segnati dal Covid e post-Covid, almeno 5 mobilità. Siamo stati in Spagna, Germania, Francia. E abbiamo già coinvolto una sessantina di ragazzi. Ospite d'onore Gianluca Ginoble del Volo che ha raccontato ai ragazzi il suo personale rapporto con la scuola. Per me è bellissimo cercare, ecco, innanzitutto stare in mezzo, veramente posso. Io sono giovane, però non ho più 17 anni, quindi ho 11 anni più di voi, quindi il tempo è passato anche per me. Però mi sento ancora quel bambino che ha il grande sogno di voler raggiungere, ecco, i propri obiettivi, di essere un cantante, di avere quell'ambizione di poter conoscere se stesso e la propria vocazione. Questo credo che sia il messaggio più importante per i giovani. Lavorare per se stessi a livello personale, ma soprattutto cercare di costruire un futuro, avere uno scopo per poter avere un ruolo appunto nella vita.